Buonasera, benvenuti a tutti quest'oggi agli Autori Raccontano. Quest'oggi racconta con noi l'opera che abbiamo lavorato la scorsa campagna e che è in questi giorni nelle vostre mani ed è con me il professor Arturo Cattaneo che ha lavorato a Literary Journeys. Ciao Arturo, buonasera. Appunto il Buonasera Laura, buonasera a tutti. degli Con Autori qualcuno Raccontano. forse. Prego. No, dicevo Arturo che il senso degli Autori Raccontano era riuscire a far passare alle e agli insegnanti che in questi giorni stanno guardando l'opera il gusto dell'opera, non tanti tecnicismi che noi magari di redazione curiamo e raccontiamo attraverso anche le persone che fanno la propaganda, ma insomma l'intenzione è di dare proprio appunto il senso e il gusto del progetto. Ed eccoti qui. Va Quindi bene, io facciamo. ti lascio al racconto di Literary Journeys, avverto le persone che sono con noi questa sera che raccogliamo attraverso un QR code che di tanto in tanto comparirà, eccolo lì, lo vedete in basso, o attraverso l'indirizzo che potete digitare, domande che eventualmente vorrete rivolgere al professor Cattaneo, che di nuovo saluto ancora e gli lascio appunto la soddisfazione del racconto. Grazie Arturo. Va bene, grazie Laura. Buongiorno, buonasera, insomma, quasi a tutti. Con qualcuno forse ci saremmo già visti in due precedenti incontri con due chiacchierate, una su Shakespeare, l'altra su Stevenson. Non è escluso che dietro questo schermo ci siano anche insegnanti che conosco. Nel corso di questi anni, insomma, ho avuto tanti allievi in Cattolica, ma anche a Genova, Brescia, insomma, a Milano, Genova, Brescia, che adesso insegnano. E quindi, insomma, saluto comunque tutti quelli che sono dietro lo schermo. Dunque, non è facile spiegare un'antologia o un libro. Non è facile nel senso che il libro dovrebbe funzionare o non funzionare. È come quando leggiamo un romanzo, vediamo un film. Ed è questo il motivo per cui, come diceva Laura Cavaleri, piuttosto che entrare in tecnicismi particolari, preferirei dare a questa chiacchierata il senso di andare backstage. Infatti l'avevo intitolata, non so se poi il titolo sia rimasto da qualche parte, Literary Journeys, che è il titolo della nostra antologia, The Backstage, proprio per raccontare come siamo arrivati a fare, a scrivere, a mettere insieme questa nuova antologia di letteratura inglese e americana. In realtà anche non solo perché sappiamo che ci sono autori da tutto il mondo ormai. Dunque, non è la mia prima antologia, la nostra dovrei dire con il gruppo Signorelli Mondadori, però al momento di partire con questa, la prima domanda è stata non solo e non tanto come fare meglio, cosa che si cerca di fare sempre, evidentemente, però come fare meglio in una classe reale con studenti di oggi, cioè come venire incontro alle necessità di studenti e di docenti. In altre parole, concepire l'antologia non partendo da schemi didattici letterari, anche ottimi, ma dalla pratica dell'insegnamento, cioè che cosa si può realmente fare in una classe oggi, con tutti i problemi che conosciamo, voi meglio di me, che non starei qui a elencare. Devo dire che preliminarmente, questa è stata la prima decisione, ma è stata abbastanza facile, se ricordo bene, si è deciso di tenere le grandi divisioni tematiche, storiche, scusate. Perché? Perché non solo perché è quello che oggi va, non è solo una questione di moda, ma perché risponde a un bisogno di chiarezza storica, che hanno sempre più, i nostri studenti, mi sembra. Questo lo sperimento anche all'università, con i primi anni, per esempio, che io tengo a tenere, perché mi danno il senso del raccordo con le superiori. Il senso storico, della distanza storica si è via via affievolito negli ultimi anni, decenni, per cui ribadirlo è importante, lo sappiamo. E corrisponde del resto alla grande voga della fiction storica oggi. E anche in questo caso è un tipo di moda, tra virgolette, che non va sottovalutato perché corrisponde a un fenomeno sociale ampio e noi insegniamo a persone che sono inserite in un determinato contesto sociale. Ora, esaurita questa premessa, quindi teniamo le grandi divisioni storiche, su questa base il primo passo, su cui devo dire ci siamo trovati, se ricordo bene, anche qui tutti d'accordo,
è stato scegliere gli autori speciali. Cosa intendiamo con autori speciali? Tutti gli autori ovviamente sono importanti, alcuni sono più importanti, tra virgolette, di altri, ciascuno di noi ha i suoi preferiti. Però ci sono autori per cui quasi sempre si passa. Noi ne abbiamo scelti 10. Li elenco: nel primo volume Chaucer, Shakespeare, Wordsworth e Jane Austen; nel secondo Dickens, Conrad, Wilde, T.S. Eliot, Virginia Woolf e Orwell. Va da sé che non sono gli unici che potevamo scegliere, in futuro non è escluso che vorremmo anzi ampliare il range di questi autori speciali, però insomma ci sembra che comunque questi 10 suddivisi rappresentino bene grandi autori per cui prima o poi inevitabilmente passiamo tutti nel nostro insegnamento. Ora, sceglierli come autori speciali ha voluto dire ripensarli, aggiornarli e riscriverli in gran parte, secondo una serie di criteri. Ne elenco principalmente tre. Il primo è stata una presentazione attraverso le domande. Dunque, non ricordo, chiedo scusa Laura, ho già diviso lo schermo, cioè io posso partire già con le... puoi condividere, sì. Perché non l'ho ancora fatto. No, adesso è partito, giusto? Sì, adesso, va bene. Adesso scopriamo le slide. Questo è il titolo, questa è la copertina dell'antologia. Per quanto riguarda i periodi storici, questo è un esempio della trattazione cronologica. Chiedo scusa, avrei dovuto farlo vedere prima. Parlando mi sono un po' lasciato trascinare. Questa è la presentazione che vale per tutti gli 8 capitoli secondo le grandi divisioni storiche. Però tenevo a vedere con voi subito in realtà il discorso della rassegna cronologica dei grandi autori. La prima cosa, dicevo, è stata la trattazione attraverso le domande. Perché da un lato questo corrisponde a un metodo collaudato nei paesi di lingua inglese, nel mondo anglosassone. Addirittura hanno libri, lo sappiamo, che sono tutti incentrati su domande. Per noi forse è un po' tanto, tutta l'antologia in questo senso sarebbe un po' troppo, però l'idea era che attraverso le domande si potesse entrare subito al cuore del problema, anche perché le domande corrispondono al bisogno profondo che hanno gli studenti, che abbiamo tutti noi in realtà, di capire perché parliamo di un dato autore, di una data opera. Per cui, per esempio, in questo caso con Shakespeare abbiamo una serie di domande che ci portano all'inizio. La prima è la più semplice: perché Shakespeare è un autore diverso dagli altri? La più semplice delle domande, ma è quella anche che si fanno i nostri studenti, perché un conto è dire Shakespeare è il più grande autore di lingua inglese, ma cominciamo a vedere il perché. Poi non c'è un perché in senso stretto, ma già questa è una risposta. Vediamo in queste due pagine, per esempio, il primo approccio è quello attraverso, è quello visivo, attraverso i tre grandi, le tre grandi immagini di Shakespeare che abbiamo, e cioè lo Shakespeare icona, che è quella del first folio, quella che vediamo a sinistra, lo Shakespeare uomo di teatro, quella del famoso Chandos Portrait, che è molto più vicino alla nostra immagine di Shakespeare, e anche a quella che si fanno i ragazzi, gli studenti, e poi abbiamo lo Shakespeare del mondo moderno, l'altra icona, quella che è diventata, e cioè lo Shakespeare di Shakespeare in Love. È un modo di entrare subito attraverso l'autore, visivamente, e anche attraverso la biografia. La biografia è stata ritenuta molto importante, questo è il secondo punto. Abbiamo puntato molto sulla biografia, non tanto come mero elenco di dati, cioè non sono stati gonfiati i dati biografici, ma sono stati esposti in modo da far capire perché la vita di un autore è importante, è stata importante per le opere che l'autore o l'autrice ha scritto. E la slide seguente è una cosa che ci dà un'idea di questa impostazione, sempre con Shakespeare, che inevitabilmente è l'autore con cui si parte, attraverso proprio una pagina di domande, question and answer, sull'uomo e sul mito. E ancora una volta sono le domande che ci fanno entrare subito
nello scrittore, nel personaggio e nel mito. Cioè, ma Shakespeare è realmente esistito? Ha scritto solo per il teatro? Conosceva l'italiano, era stato in Italia? E cose di questo tipo. Il senso delle domande si vede bene anche, per esempio, nell'introduzione ai Canterbury Tales, in cui abbiamo nella pagina di destra soprattutto domande come perché la gente andava in pellegrinaggio nel Medioevo. Allora, la domanda è ovvia, ma noi sappiamo che le cose ovvie sono le più importanti. È il tipo di domanda che fa capire già allo studente perché, attraverso la risposta ovviamente, perché i Canterbury Tales sono così importanti, perché erano importanti per l'epoca di Chaucer, perché hanno ancora un collegamento con il mondo di oggi, attraverso i pellegrinaggi, attraverso i viaggi, e questo emerge dalla serie di domande, come dicevo. Quindi domande sono legate all'autore, sono legate alle opere, sono legate al cercare di capire qualche cosa di più dell'autore, o perlomeno più che qualche cosa di più, per entrare subito in sintonia direttamente con l'autore e con l'importanza di quello che stiamo studiando. Il terzo punto, dicevamo, presentazione attraverso domande, l'importanza della biografia, e trattare alcuni autori, questi autori, come autori speciali, ha permesso di dedicare più spazio, ma soprattutto di far emergere dei lati meno conosciuti, meno considerati. Due soli esempi, molto brevemente, poi chi ha avuto l'antologia tra le mani forse l'avrà già visto sfogliandola. Con Wordsworth, per esempio, c'è stato modo di parlare non solo del culto della natura di Wordsworth, cosa che ovviamente è importante e assodata, ma anche di come questo culto non sia astratto, non sia una semplice contemplazione, ma si presenti per molti aspetti come una vera e propria ecologia della natura, dei romantici, un punto su cui torneremo poi tra poco da un altro versante. O anche di includere un'opera che in genere non è inclusa, non è molto valutata, non perché non valga, ma proprio per ragioni di spazio, e cioè il Preludio, il Prelude. Perché? Perché è la prima opera autobiografica su grande scala. Cioè la poetica dell'io, il personaggio dell'io, entra trionfalmente in poesia, nell'alta letteratura, con il Preludio. Un piccolo brano, una piccola introduzione, ma è quello che forse aiuta i nostri studenti, i nostri ragazzi, a entrare in sintonia con questo aspetto. Jane Austen, di Jane Austen c'è stato modo di vedere, è stato possibile vedere attraverso questa cornice di autore speciale, non solo quello che già conosciamo, ma anche quella critica sociale proto-femminista, si può veramente usare questo termine, che è nei romanzi e anche nella vita di Jane Austen per molti aspetti. E qui piccola parentesi, piccolo inciso, io pensavo di aver chiuso il lavoro sugli autori speciali con questi 10 autori, è successo poi che la casa editrice mi ha chiesto delle video presentazioni su questi 10 autori e mi sono sentito perduto perché, come tutti noi, siamo sono periodi, era un po' prima di Natale, molto impegnati. Il primo impulso è stato di sostanzialmente riciclare quello che avevo già scritto. Poi però ho pensato che una video lezione di un po' di minuti, e sappiamo che i minuti a video contano più di quelli in presenza, contano proprio come tempo, come capacità di dire, voleva dire per qualche misura entrare nelle vostre classi, quindi una bella responsabilità. Parlare ai vostri studenti o agli studenti futuri, e quindi alla fine le ho ripensate, per cui le ho letteralmente praticamente riscritte, non nel senso ovviamente che non ci siano anche cose che sono nel testo, nella pagina scritta, non possiamo cambiare la vita o le opere di Shakespeare o di Conrad, ma reimpostati come chiacchierata agli studenti, in modo da farli entrare in sintonia o il più possibile dentro l'autore in un modo semplice, relativamente colloquiale per quanto l'insegnamento lo consenta.
E con questo chiuderei il primo grande del nostro backstage. Questo è stato il primo grande punto affrontato. Il secondo, che in realtà è parallelo, se ci pensiamo, erano i grandi autori contemporanei. Perché l'altro grande problema, sempre nell'ottica di cercare di lavorare con quello che realmente si può fare in una classe, è che in letteratura inglese, come un po' in tutte le letterature, inclusa l'italiana anche per certi aspetti, si arriva all'ultimo un po' col fiato corto. Non perché si abbia poco fiato, ma perché c'è poco tempo, troppo da fare, tolgono ore di lezione, la didattica è quello che è. Ecco, non voglio entrare in questi aspetti che conosciamo benissimo. Allora, come rendere giustizia agli autori moderni? Beh, abbiamo scelto due soluzioni. La prima è tradizionale, cioè abbiamo nella sezione dei contemporanei tutta una serie di autori importanti, Beckett, Heaney, Kerouac, Toni Morrison, ne cito alcuni a caso e diversi altri. Dall'altro però, un'altra idea di partenza è stata di fare di molti grandi autori contemporanei un controcanto ai grandi classici, messi fianco a fianco. Sono quelli che noi chiamiamo today's writers. Allora, non dopo, e adesso vediamo qualche cosa, non esattamente dopo l'autore antico, quindi come una sezione staccata, ma di fianco a una sua opera con cui l'autore moderno ha un collegamento chiaro e interessante. Allora, partiamo da Shakespeare ancora una volta, ma non solo, poi lo vedremo. Dopo Amleto, no, qui dobbiamo andare indietro, stavolta ho schiacciato troppo, insieme ad Amleto troviamo un bellissimo romanzo di Ian McEwan che molti conosceranno, e cioè Nutshell, riscrittura di Amleto, che nel racconto, nel romanzo breve di McEwan, è un feto, è il feto nel grembo della madre, che però sente quello che sta succedendo, è ambientato nella Londra moderna ed è una splendida riscrittura dell'Amleto dal punto di vista neanche del piccolo Amleto, dell'Amleto in nuce, feto ancora. Quindi chissà Freud cosa avrebbe pensato, cosa avrebbe fatto di questa storia. E questo è un esempio. Un secondo esempio, Tracy Chevalier, che riscrive l'Otello sostanzialmente, e lo riscrive come studente di colore in una scuola all white in America, quindi è la stessa scuola. Allora qui, questo è un esempio di cosa intendiamo, di cosa volevamo fare con i Today's Writers, perché sappiamo, non è il romanzo migliore di Tracy Chevalier, chi la conosce un po' lo sa, però è non solo quello legato direttamente a Shakespeare, ma anche all'Otello, ma anche a un tema, che è fortemente purtroppo sentito nel mondo di oggi, cioè quello del bullismo, perché la vicenda di Otello è qui trasferita in una scuola, come dicevo, all white, in cui il black boy, il nuovo ragazzo di colore, è sottoposto a, trova uno Iago ovviamente, un giovane Iago, ed è sottoposto a bullismo, argomento molto evidentemente tristemente attuale. Questo è un esempio. Vorrei, non solo, una cosa che tengo a dire è che tenevamo molto, ci siamo posti il problema appunto lavorando l'antologia, facciamo i Today's Writers solo con gli autori speciali, e la risposta dopo un po' è stata no, perché abbiamo tanto bellissimo materiale con Defoe, per esempio, che non è autore speciale, anche se lo meriterebbe ampiamente, lo sappiamo. Abbiamo la storia di Coetzee, del grande scrittore sudafricano, Foe, che riscrive dal punto di vista femminile, è una donna che racconta, che arriva sull'isola di Robinson con Friday, a cui è stata letteralmente tagliata la lingua, non ha parole, che è quello che succede anche in Robinson Crusoe, non ha parole. Qui evidentemente con una coscienza di quello che è stato il colonialismo e di quello che è stato il rapporto della civiltà bianca con le civiltà non europee, che il sudafricano Coetzee conosce
molto da vicino. Un altro esempio di Today's Writers, adesso non ci dilunghiamo ovviamente su tutti, però è abbastanza interessante anche questo, Margaret Atwood, grande scrittrice, messa di fianco non a un romanzo in questo caso, ma all'Ulisse di Tennyson, e abbiamo preso la Penelopiade di Margaret Atwood, in cui la storia di Ulisse è riscritta, rivista dal punto di vista di Penelope. Interessante appunto perché passiamo dalla poesia di Tennyson alla prosa moderna della Atwood. La riscrittura di un grande romanzo di Wuthering Heights, White Sargasso Seas, di Jean Rhys, grande scrittrice che purtroppo ha avuto solo tardi il suo riconoscimento che meritava, anche in questo caso quindi una componente femminile molto importante. Non abbiamo scelto solo, devo dire, autori importanti, così conosciuti. Valerie Martin non è certo la migliore delle autrici, però scrive nella scrittura, riscrive la storia di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e questo ovviamente è quello che vediamo sullo schermo, va con Jekyll e Hyde, dal punto di vista della protagonista Mary Riley. Il titolo è proprio questo, Mary Riley. Incidentalmente, di gran parte di questi, non di tutti, ma di una buona parte di questi Today's Writers, delle opere di questi Today's Writers scelti, sono stati tratti film, come appunto Mary Riley, un buon film parecchi anni fa con John Malkovich e Julia Roberts, il che può sempre essere utile. Michael Hastings ci permette con T.S. Eliot invece un insight in qualcosa di ancora, secondo me, molto interessante, cioè fa un pochino, non dico scendere dal piedistallo T.S. Eliot, che è il grande poeta che conosciamo, una figura carismatica di culto, ma Michael Hastings in quest'opera, che poi diventa Tom and Viv in un altro film molto, molto bello, con William Dafoe, che in persona T.S. Eliot, racconta la storia della moglie di T.S. Eliot, che fu rinchiusa in un sanatorio per follia, donna di grande temperamento, di grande intelligenza, di grande aiuto al poeta. La storia tragica che dà un insight molto, molto preciso, molto potente sul destino di tante donne di grande intelligenza che nel periodo, soprattutto nel tardo periodo vittoriano e nei primi del Novecento, proprio per la loro intelligenza esuberante che non trovava sfogo, venivano spesso rinchiuse in case venivano chiamate case di riposo, in sostanza erano manicomi per ricchi. Ultimo esempio, penso, di Today's Writers, di Coulton, perché non ricordo esattamente tutto quello che ho scelto, Michael Cunningham, The Hours, che è anche questo un film famoso, riscrittura di Mrs. Dalloway, molto interessante, tre donne, una delle quali è la Woolf, ossessionate da Mrs. Dalloway. Perché? Perché la Woolf deve scriverla, ancora non ci riesce, ed è una delle tre, e le altre due sono due donne americane in diverse epoche che per varie ragioni sono ossessionate da questo pensiero della Woolf. Katsu Ishiguro andava invece con Orwell per la distopia. Allora, che cosa abbiamo voluto fare con questi Today's Writers? Consentire all'insegnante, a chi usa l'antologia, di lavorare su importanti autori contemporanei subito, al momento, quando serve e quando lo studente è già, si spera, preso da grandi opere come Amleto, per esempio, o da grandi autori come T.S. Eliot, e quindi non relegarli, per così dire, in una sezione contemporanea che di per sé può essere ottimamente fatta, ma a cui si arriva molto tardi e con poco spazio, normalmente, poco tempo. Un terzo punto, vado un po' più veloce a questo punto, quindi scuserete una certa schematicità, però il terzo punto direi che su cui ci siamo trovati subito d'accordo
è stato quello di non perdere di vista il rapporto tra letteratura inglese e italiana, questo anche per la trasversalità dei temi. Allora abbiamo non solo delle sezioni tradizionali, il sonetto petrarchesco, il romanzo epistolare, il romanzo storico, i rapporti tra Eliot e Montale, che devono esserci o comunque insomma che bene ci siano, ma l'abbiamo voluto tenere come una sorta di fil rouge discreto ma costante per tutti i due volumi, per punti disseminati in momenti cruciali per questo discorso, rapporti Inghilterra-Italia, non solo letterari tra l'altro, però chiaramente identificabili. Per cui per esempio con Chaucer abbiamo la prima traduzione di Petrarca, che è di Chaucer non in un sonetto, per cui non solo abbiamo il sonetto petrarchesco, ma anche questa piccola cosa interessante, come un sonetto di Petrarca venga tradotto nel Medioevo da un autore come Chaucer, però non in forma di sonetto. Abbiamo sull'Italia Paradiso degli Esuli, nel Julian Madrow di Shelley, abbiamo nuovi brani di Scott che lo legano al, che danno una nuova luce al romanzo storico, abbiamo un paragrafo sull'interesse di Dickens per l'Italia, un brano, questa è una cosa che ci è piaciuto inserire, da Addio alle armi, da Farewell to Arms di Hemingway, che racconta la sua degenza a Milano e che dà un insight nella prima guerra mondiale molto interessante, parla molto di Milano, di luoghi che molti di noi conoscono, ma al di là di quello del rapporto tra l'Italia e la guerra in quel periodo. E questi, diciamo, sono i tre punti fondamentali su cui ci siamo trovati d'accordo. Quindi autori speciali, today's writers, e rapporto costante, anche se discreto, non opprimente, tra non invasivo, tra la letteratura inglese e l'italiana. Ora, questo sforzo di novità nella tradizione didattica andava presentato però ovviamente in modo da risultare al passo con i tempi, il che vuol dire visivamente presentabile. Non parlo solo di grafica, che è eccellente, come quasi sempre i volumi della Signorelli, della Mondadori, molto importante, e neanche dello straordinario apparato digitale, il Digital Study, che corre dall'antologia. Mi riferisco a due aspetti fondamentali per la didattica della letteratura oggi, cioè la parte visiva e quella di collegamento con i grandi temi e problemi contemporanei. Allora, parte visiva è affidata non solo a una serie di pagine su, fatemi prendere questo, sui film, ma anche, ha preso troppo, su serie TV, che consentono tra l'altro la trasversalità dei contenuti, come si vede per esempio in questo caso. La serie, questa Lucifer on Air, è legata al Paradise Lost, Last Kingdom, è legato al discorso sul Medioevo, e questo è un primo aspetto, ma diciamo forse il più prevedibile, tra virgolette. Una cosa che vorrei sottolineare è l'importanza delle mappe concettuali, delle schematizzazioni visive, come in questo caso il sum up, punti chiave dei generi letterari, sulla destra vediamo opere, punti chiave per opere per autori, le visual revision, che sono per grandi periodi storici, e devo dire qui la redazione ha fatto uno sforzo enorme, e la grafica anche, perché in queste due pagine, per esempio, realmente abbiamo una mappa visiva del Rinascimento con spiegazioni interne molto, molto esaurienti, oltre alla linea cronologica. E a proposito di linee cronologiche, questa è una piccola grande novità, ci abbiamo tenuto molto. Questo è Shakespeare ancora, la mappa di Shakespeare, la visual revision legata a Shakespeare, ma volevo arrivare alle trame illustrate, eccoci qua. Tutte le opere di Shakespeare, teatrali, e non sono poche, sono visivamente illustrate, cioè hanno questa mappa che vediamo in basso nella slide, che riporta gli elementi principali della storia, spesso abbastanza complicata, non sono state facili da ideare,
non per vantare il nostro lavoro, ma visto che siamo in un backstage, diciamo, questa è stata una delle cose che più ci hanno impegnato. E le illustrazioni, insomma, servono ad alleggerire, a rendere comunque visivamente chiaro il punto, il concetto. Sto cercando. Ecco, l'altro aspetto, dicevo, è quello l'altro aspetto di attualizzazione, è proprio quello del today, su cui è stato fatto un lavoro enorme, devo dire qui in buona parte tutto il lavoro è stato corale della redazione, mio e degli altri autori. Su questi today, particolarmente Sergio Naip, l'autore inglese, che ha lavorato con noi, ha dato un contributo veramente notevole. I today sono tratti da siti, da riviste, da scritture molto moderne, a questo volevo arrivare. Sono tutte cose estremamente moderne, legate però spesso ad autori o a temi classici o del passato. Questo, per esempio, The Many Colors of Matrimony, sui matrimoni misti, è legato a un'altra novità che aver creato gli autori speciali ci ha permesso di introdurre. Conrad non ha solo Heart of Darkness, ma anche All Myers Folly, il suo primo romanzo, lo sappiamo, che ha proprio al centro il problema e il dramma nel romanzo di un rapporto, di un matrimonio interrazziale. Per cui i temi sono tutti, questo è All Myers Folly, quello che abbiamo, il romanzo che abbiamo introdotto. Questo Today parla del punto che accennavo prima, la romantic ecology fondamentale. Altri parlano di child labor today, legati a Dickens, ma anche autori più moderni. Un'opera meno importante rispetto a 1984, evidentemente, o Animal Farm, di Orwell, Down and Out in Paris and London, che abbiamo potuto inserire e voluto inserire, sia per rendere realmente Orwell autore speciale, ma anche per consentire appunto riflessioni su temi sociali tanto importanti e scottanti come questo, Homeless in London. The State of Our Oceans, che è abbinato al Moby Dick di Melville, Female Empowerment Around the World, che è particolarmente sentito, particolarmente importante. Li abbiamo legati non solo alle parti, non solo ai brani, agli autori, cosa che avviene spesso, ma anche ai periodi storici. Per esempio, la parte nel primo volume, le rivoluzioni, le grandi rivoluzioni romantiche o preromantiche, la rivoluzione americana, per esempio, è accompagnata da un today sul gun debate negli Stati Uniti, che colora anche in modo particolare la creazione degli Stati Uniti. Sempre in quel periodo, sulla rivoluzione industriale, abbiamo questo today Beyond Fossil Fuels, particolarmente attuale, e ancora una volta Today Slums, per il periodo vittoriano, ma anche romantico con Blake. E Today, fino a questo, che è stata una bella trovata, mi sembra, con Oscar Wilde, Dorian Gray, il narcisismo di Wilde e dei suoi personaggi, che è stato trasferito in questo Today, Selfie-Obsessed, Is Narcissism the New Normal, con un bel punto interrogativo, qualcosa con cui possiamo evidentemente identificarci oggi. Ma io direi che le cose fondamentali, sempre in questo racconto di backstage, ci sono queste. Altre cose si potrebbero dire, magari ci saranno vostre domande, lo spieghiamo. Noterei solo proprio l'ultimo punto tecnico, le short stories. Abbiamo 8 short stories, di cui 3 complete, una di Poe, un'altra di Joyce, l'altra di Hemingway. È stato un altro sforzo di inclusione, non da poco. Ora, devo dire che ho parlato come autore dell'opera, in realtà questa è un'opera collettiva, come lo sono oggi le antologie. Questa forse, ancora una volta, un po' più di altri, l'ho sentita come
come speciale. E quello che mi sento di dire, spogliandomi dei panni dell'autore e del professore, è che, come ci ha scritto Laura Cavalieri, che è stata la mente sopra tutto il lavoro, che ha fatto la supervisione, a fine lavoro ci ha scritto una mail, scusa Laura se lo dico, non rivelo posta privata, ma ci ha scritto: si vede che quest'opera è stata fatta con la testa e con il cuore. Beh, non mi era mai successo, e di sicuro è stata fatta con la testa, si spera, con il cuore. E spero che emerga dalle pagine di Literary Journeys. Un libro non è mai freddo, riesce a far venire fuori, se funziona, a far venire fuori l'anima di chi l'ha scritto, di chi ci ha lavorato. Laura Cavalieri, Sergio Naip, la redazione è stata straordinaria, Michela Melchiori, Cristel Ghioldi, Paola Francesconi, Milvia Messina, e tutto lo stuolo, forse eccessivo, ma un numero veramente notevole di collaboratori, di insegnanti che ci hanno dato una grossissima mano. E quindi io per primo li ringrazio, però ripeto, spero che alla fine venga fuori tutto questo grande lavoro corale. Io con questo vedo che sono arrivato a 43 minuti e 07, per cui chiuderei su questo. Se ci sono domande, poi molto molto volentieri. Allora, Arturo, ti ringrazio. Intanto ti ringrazio di tutto il tirare fuori il backstage, e ti ringrazio dei ringraziamenti anche a nome della mia redazione, perché appunto abbiamo messo le mani in pasta parecchio, abbiamo imparato tante cose e ci siamo divertiti, insomma, a far venire fuori quello che insomma grazie a te è venuto fuori. Ci sono delle domande che ti porrei. Allora, all'inizio tu hai citato i 10 autori speciali che sono stati scelti per l'antologia, il primo e secondo volume, preciso, che appunto la Literary Journeys quest'anno esce tanto in edizione due volumi quanto nell'edizione compatta. E sì, in parte rispondo ad una domanda che poi seguirà. Allora, la domanda che ti è stata fatta è: perché non è stato scelto nessun autore americano, nonostante appunto a noi piacciono tanto? Anticipo questo fatto e ti lascio alla risposta. Beh, qui mi confesso colpevole di fronte alla giuria, insomma, nel senso che non è stata una scelta precisa. Ovviamente potrebbe esserci, no, nel senso, realmente non ci sono ragioni pregiudiziali. Abbiamo lasciato fuori anche necessariamente, anche perché il tempo è quello che è, e comunque insomma è stato uno sforzo notevole, come ho cercato di dire, già impostare questi 10 autori, non da poco. Ci sono altri autori, citavo prima per esempio Defoe, ma non è solo, Stevenson, tanti autori che avrebbero potuto, e si spera un domani diventeranno autori speciali. Sicuramente gli americani, quanto gli americani siano importanti per noi, direi si vede, ecco, questo posso dire a nostra, non scusante, insomma, per inquadrare il problema, beh, la sezione, per esempio, due autori come Hemingway, abbiamo parecchi autori americani, anzitutto, decisamente tanti, non pochi, e per esempio per citare Fitzgerald e Hemingway, che sono due autori che spesso si fanno, abbiamo diversi brani dal Grande Gatsby, abbiamo un racconto di Fitzgerald, di Hemingway abbiamo, quello che dicevo, un nuovo brano di Farewell to Arms, abbiamo un intero racconto, On the Quay at Smyrna, breve, ovviamente, per poterlo inserire. Abbiamo un estratto dalle The Snows of Kilimanjaro, una delle sue opere più belle. Abbiamo estratti da The Sun Also Rises, da Fiesta. Insomma, c'è parecchio materiale, oltre ad altro ancora. Per cui sì, diciamo, adesso col senno di poi, fossimo ancora nel backstage, direi sì. Se posso aggiungere appunto, sì, questa questione degli americani rispetto alle antologie di lingua inglese è una questione che maneggiamo da tempo. Ci sono appunto degli autori che sarebbero stati degni dell'essere trattati come autori speciali, non è detto che non lo faremo mai, come in questi ultimi due anni i libri sono, diciamo, il centro di un ecosistema che può
crescere veramente a dismisura, quindi perché no? Quindi accettiamo il suggerimento. Ci lega sempre un po' il pensiero quello che spesse volte ci arriva da voi insegnanti nel momento in cui ci mettiamo in conversazione con la scuola e con voi, che è c'è tutta una serie di cose molto belle che si potrebbero fare se si avesse più tempo. Quindi questo è stato un altro criterio, diciamo, fronte editoriale nello scegliere forse di mettere in luce i 10 con cui diciamo che abbiamo cominciato il cammino. Però sì. Teniamo suggerimenti. Sicuramente. Un'altra domanda per te, Arturo. Quanto concorda sul fatto che in Italia i programmi scolastici siano di fatto determinati dalla casa editrice? Che potere che ci è stato dato? Dunque, beh, questo non lo so, proprio sinceramente. Sarebbe da rivolgere all'amministratore delegato della Mondadori, forse, al dottor Buttarelli, non so, però non è collegato. No, onestamente proprio non ne ho la minima idea quanti programmi. Per una ragione molto semplice, che non c'è l'impressione che ho da insegnante da decenni, da tanto tempo, insomma, è che in realtà noi insegnanti non abbiamo il minimo controllo su quello che avviene al Ministero. Come categoria non esistiamo, mentre i medici, gli avvocati, gli ingegneri, i commercialisti sono molto attenti, hanno i loro ordini professionali e delle lobby anche, quindi, che anche nel senso migliore del termine, cioè che fanno presente delle istanze, noi insegnanti siamo proprio sparpagliati. E non so cosa sottintendesse la domanda, cioè sono imposti alle case editrici perché sono troppo ampi, perché sono un po' vecchi, non idea, ecco. Di sicuro però non so rispondere, se non nel senso che ho detto, che la mia esperienza, anche per l'università, è che in realtà quello che avviene al Ministero non abbiamo conoscenza prima ancora che controllo, e non siamo quasi mai realmente rappresentati. Se penso a quello che sta succedendo nell'università, per esempio, posso dirlo con grande tranquillità. Fronte casa editrice, forse quello che possiamo aggiungere è che questo lavoro ne è testimone: tutte le volte che possiamo, appunto, siamo in ascolto, quindi sentiamo una certa quantità, in questo caso abbastanza consistente, di insegnanti, e cerchiamo poi dal nostro punto di vista di tirare le fila. Appunto, un libro consumato è creatura elastica. Sappiamo e ci siamo fatti guidare da questa idea dei 10 grandi, diciamo, sappiamo che cosa assolutamente non può mancare, dopodiché un'opera si porta dietro il suo autore, le sue scelte, i percorsi che poi nascono nel momento in cui si scrive e si stende un indice, eccetera. Però ecco, nessuna primogenitura intenzionale, potrei dire, dal punto di vista dell'editore che impone nulla. Ecco, questo non è l'incomincio del lavoro quando si... No, ecco, forse, non so se, chiedo scusa Laura, forse dal mio punto di vista potrei aggiungere che realmente, lavorando in tutti questi anni in Mondadori, non ho avuto mai pressioni assolutamente no, di nessun tipo, e ho trovato sempre un grande rispetto per il lavoro dell'autore o degli autori, del rispetto che è stato reciproco, ecco. Allora, andiamo avanti perché ci sono tante domande, Arturo. Allora, cosa ne pensa di un approccio tematico alla letteratura? Allora, penso che sia ottimo e che sia uno degli approcci possibili. Il punto è che bisogna scegliere un approccio quando si scrive un'antologia. Io ho fatto antologie con approcci tematici che hanno funzionato anche abbastanza bene. Ho fatto un'antologia, abbiamo evidentemente, con tutto il team di Signorelli Mondadori, con gli altri autori, un'antologia che si chiama Heading Out, che è ancora in giro, che aveva un approccio molto originale, è stata molto apprezzata per tanti aspetti, lo dico a distanza, posteriore, ancora una volta, evidentemente, che aveva un approccio non esattamente tematico, ma di racconto, cioè era la storia della letteratura inglese, americana e della civiltà attraverso, adesso non ricordo esattamente il numero, diciamo una dozzina, una quindicina, di grandi momenti, di grandi racconti, per cui c'era Shakespeare, c'era Impero, Londra, nuovi miti a indicare il tardo periodo vittoriano, Londra a indicare il primo Ottocento,
Quindi era una storia raccontata per una serie di racconti, ovviamente coordinati tra di loro e con tutte le con tutto quello che serviva per renderlo anche un testo scolastico. Difatti comunque ha avuto una discreta resa. Ecco, questo per dire che di approcci buoni ce ne sono tanti, credo nell'approccio tematico. Ecco, se posso dire, ci credevo un po' di più forse anni fa. Torno a quanto ho detto all'inizio, cioè oggi i nostri ragazzi, e parlo anche di quelli che arrivano all'università, quindi già cresciuti, già un pochino più vecchi rispetto ai ragazzi delle superiori, mancano molto di un senso storico, per cui il rischio della presentazione tematica è che esplorino un tema ma poi non abbiano la minima idea di quello che c'è dietro. Ed è qualcosa che io vedo, per esempio, addirittura anche nei dottorati di ricerca, che pure sono molto più avanti come età, per cui, ma anche in tanti studiosi oggi, c'è una tendenza, si esplora un tema, poi non sempre si ha consapevolezza di tutto quello, di parte di quello che c'è sotto. Detto questo, poi, devo dire che in ultima analisi ogni classe e ogni insegnante fanno storia a sé. Cioè, se c'è un insegnante che ha tempo e ha voglia di usare l'approccio tematico e ha una classe che lo segue, funziona benissimo. E può essere del resto utilizzato, mi sembra, anche con un'antologia più di tipo tradizionale. Ecco, la scelta che abbiamo fatto, Arturo, tutto sommato, è per ognuno degli 8 capitoli, alla fine di ogni capitolo, suggerire un paio di temi che poi portano all'interdisciplinarietà e in qualche modo dopo l'approccio cronologico di cui invece abbiamo parlato, ci sono, diciamo, possibilità di far assaggiare ai ragazzi e agli studenti anche un approccio per temi. Questo è forse, mi sento dire, anche tutti, diciamo, tutte le accensioni ai today, li ricito perché questo ci dà modo di rispondere anche ad un'altra domanda. Tutte le attenzioni ai today permettono delle aperture dal taglio tematico, intanto perché portano all'oggi e poi anche perché permettono di lavorare su un altro dei temi che mi sembra che sia, se non caro, diciamo, di attualità per gli insegnanti anche di letteratura inglese di questi ultimi anni, ed è tutto quello che ha a che fare con i temi dell'educazione civica. Tutte le pagine che il professor Cattaneo vi ha mostrato, che portavano come titolo Today, appunto, ho chiesto di fare degli esempi, in realtà appunto vi segnalo che quelle sono le pagine, nel momento in cui risfoglierete l'opera, quelle sono le pagine che hanno poi un marcatore che è simile al logo dell'Agenda 2030, quelle sono le scelte, sono i temi, quello è il posizionamento e l'apertura che nell'opera, che in Literary Journeys, guardano alla sostenibilità, ai temi dell'Agenda 2030 e ai temi dell'educazione civica. Quindi, diciamo, fronte temi, i temi finali dell'unità, i today che di tanto in tanto ci accompagnano, ed è miratamente nei today che le scelte sull'apertura verso l'educazione civica trovano posto anche in Literary Journeys. Qualcuno ci chiede perché non si trova più nelle antologie John Milton, che manca e si ritiene ovviamente che sia un autore degno di nota. Scusa se ancora ti tolgo la parola, Arturo, in realtà Milton c'è, forse non si vede, ma diciamo che c'è tutto un altro, un lato B della letteratura, che è tutta la parte di testi extra che sono ugualmente lavorati, analizzati, letti e commentati nelle parti online che sono a disposizione, che di fatto completano la scelta antologica che più visibilmente c'è su carta, ma che comunque è a disposizione tanto degli insegnanti quanto degli studenti, quindi è lì che Milton troviamo. Ma non l'abbiamo noi Milton, non abbiamo qualche cosa di Milton, mi sembrava di sì. Online mi sembra di sì. No, sicuramente, no, ma mi sembrava di ricordare anche che fossimo riusciti a tenere anche un breve strato da Paradise Lost. Devo dire che dopo tutte queste antologie ogni tanto mi confondo, quindi mi scuserete, ma mi sembrava sì. Sì, perché non Milton? Beh, questo è un punto dolente. Perché non Milton? Perché non anche tanti altri? Perché non c'è abbastanza spazio? E
purtroppo anche gli autori seguono un po', non dico delle mode, però dei flussi. C'era un grande critico che una volta ha paragonato la storia della letteratura, delle letterature, quindi non solo quelle inglese, a una sorta di giudizio universale, come quei grandi affreschi, in cui solo che è in movimento, per cui ci sono degli autori che a un certo punto sono in paradiso, poi scendono in purgatorio, a volte anche magari all'inferno. Pensiamo a John Donne, che è stato in quasi paradiso durante la sua epoca, è stato all'inferno per 2 o 3 secoli e poi all'inizio del Novecento è risalito in paradiso. Succede. Movimenti possibili, insomma. Sì. A proposito di questi movimenti possibili, un'altra tua opinione è stata chiesta da qualcuno che ci ha seguito, appunto, perché in Italia si comincia sempre dalla letteratura antica medievale, che spesso è molto difficile per i ragazzi, mentre invece in UK si parla molto di più facile da comprendere dal punto di vista linguistico e anche tematico, ed è questa una bella domanda che ha a che fare forse con l'abitudine, ma lascio a te la risposta. Ma ha a che fare con, immagino, con i programmi anche, proprio perché i nostri programmi prevedono questo survey, questo non solo in letteratura inglese, no? Pensiamo alla letteratura italiana, latina, greca, insomma, in genere si tende a esaminare tutto. Gli anglosassoni sono più pragmatici, fanno molto poco, fanno veramente molto poco. Quando amici, colleghi inglesi sfogliano le nostre antologie, si stupiscono, dicono: ma voi fate tutto questo? Da noi si fanno certe cose solo quando ci si specializza. È un'impostazione della nostra scuola. È possibile che cambi, non so quanto rapidamente, sinceramente, però sì, noi facciamo tanto troppo. Devo dire che la nostra idea di cominciare a concentrarsi sugli autori speciali va un po' in questa direzione, cioè di dare all'insegnante strumenti per quegli autori che comunque quasi sempre si fanno, se non sempre, insomma. Fermo restando che poi c'è tutto l'apparato, come diceva Laura Cavalieri adesso, di digitale, insomma, c'è la possibilità, ecco, oggi molto rispetto a qualche antologia fa, per non dire a qualche tempo fa, di lavorare molto di più in questo senso, quindi chi vuole certe cose le trova sul digitale, che non è male, insomma, qualcosa che permette di lavorare più a 360 gradi. Che forse è diventato dal punto di vista della fruibilità anche un digitale un pochino più semplice, questi QR code li stiamo provando anche noi adesso mentre siamo in conversazione, ci hanno di fatto un po' permesso di fare in modo che tanto noi insegnanti quanto i ragazzi possano accedere direttamente ai materiali in un modo molto più facile ed immediato. Mi collego a questa questione perché qualcuno, tu Arturo, hai citato i 10 video che sono legati agli autori speciali, sì. Qualcuno chiede perché non risultano caricati, allora, e se se ne può vedere uno. Allora, che cosa succede di solito durante il lavoro di vestizione, appunto, di un'opera che non è più solo cartacea ma che è munita di un apparato multimediale molto consistente? Succede che perché voi possiate vedere completamento di un'unità di lavoro che è tanto cartacea quanto multimediale, si apre, per dire, la porta a un capitolo, un'unità particolarmente significativa. Nel nostro caso è l'unità 3, il capitolo 3, quello dedicato a Shakespeare e a Renaissance, quindi è un capitolo bello lungo e ci si può fare bene un'idea. Ricevendo il saggio e il saggio digitale, quella è l'unità, diciamo, da guardare per vedere come convivono e come coesistono la scrittura su carta del professor Cattaneo e anche tutti gli arnesi multimediali che abbiamo mappato all'inizio di ogni capitolo in un digital path. Ecco, rispetto a quell'unità troverete uno dei 10 video che è già stato montato e reso disponibile e che è appunto il video su Shakespeare, quindi diciamo partiamo col botto. Per chi invece volesse dare una curiosata in una maniera ancora più veloce, sito Mondadori, la scheda dell'opera Literary Journeys, e lì c'è a disposizione questo video demo montato, quindi uno di 10. Tutto il resto è disponibile a settembre. Allora Arturo, ancora un paio di domande.
Dunque, allora, se sono presenti percorsi interdisciplinari, sì, nella sezione temi, l'abbiamo forse detto un po' a mezza voce. Un po' veloce, sì. Invece, un consiglio, allora, una domanda puramente didattica, come fare leggere, avvicinare gli studenti alla lettura avvicinandoli maggiormente all'approccio utilizzato in Inghilterra? Non so se questa domanda nasca dal tuo spunto, appunto, del question posing o comunque appunto di questa cadenza data a quanto si debba leggere rispetto ad una domanda stimolo. Ecco, ti lascio con qualche suggestione o suggerimento. Beh, allora, dunque, qui purtroppo non abbiamo l'interazione, per cui sarebbe stato interessante capire, avviare o interessare alla lettura del brano che abbiamo in antologia o lettura in generale, per cui lettura di romanzi, di poesie. Quindi ecco, non so esattamente in che direzione andasse la domanda, ma qui io sinceramente non ho risposte, nel senso che diciamo l'unica cosa che penso possa realmente servire è il coinvolgimento dello studente, e qui devo dire che più vado avanti più penso che abbia molto a che fare con il nostro coinvolgimento. E con quello, ripeto, che il testo di riferimento può darci. Per quello abbiamo insistito tanto sulle domande, sull'approccio attraverso le domande, sugli autori, sui today's writers legati a un tema e a un testo che suscitino qualche cosa, qualche reazione. Qualcosa che non mostri freddezza, che abbia una profondità scientifica e didattica, indubbiamente, perché sennò diventa solo una chiacchiera. Quindi, però, che questa profondità scientifica e didattica venga trasposta, venga portata con intensità, cioè far capire che la lettura è importante come qualsiasi forma di narrazione. Oggi la narrazione è soprattutto visiva, la quale a sua volta nasce dalla scrittura, lo sappiamo. Però ecco, se non riusciamo a trasmettere questo attraverso appunto le nostre lezioni, per un testo sono le video lezioni, quello che abbiamo detto, per un testo già preparato, non funziona molto. Dobbiamo essere noi per primi convinti. Questa è una cosa che ciascun insegnante sa. Chiunque mi ascolta lo sa, se non siamo convinti noi di quello che dell'importanza di quello che insegniamo, e quindi la lettura, non lo saranno mai i nostri studenti. Strumenti particolari non ci sono. Se non, ecco, se posso dire una cosa che io utilizzo ormai da un po' di anni, è quello di far capire come la letteratura, la scrittura sia anche qualcosa di molto concreto. Un mio modo di iniziare, non dico che sia l'unico ovviamente, neanche il migliore, però insomma è quello che mi sono sentito di utilizzare molto recentemente, cominciando il corso, dire qual è l'industria che rende di più al mondo oggi, è l'industria dell'entertainment, alla pari con l'industria delle armi, purtroppo. Noi non ci occupiamo di quelle, evidentemente, ma l'entertainment, in senso lato, è la maggiore industria al mondo, che siano film, telefilm, libri, videogames, fumetti e le mille altre forme che ci sono oggi. E tutti questi nascono dal primo all'ultimo, senza una singola eccezione, sulla narrazione. La narrazione si fonda su archetipi narrativi, si fonda su strutture retoriche, si fonda su tutto quello che noi vi insegniamo. Quindi tutto quello che vi piace, che voi vedete, nasce da qui. Tutto quello su cui si fanno una marea di soldi, non che si debba dire magari insegnare questo, però tutto quello che conta anche da un punto di vista pratico nasce dalla letteratura, dall'arte, dalla narrazione, dal linguaggio. Ecco, dobbiamo essere per primi noi convinti dell'importanza reale, poi fattuale. Basta scavare un po' dietro le cose che presentano come nuove oggi per far vedere, guardate che questo è nuovo perché lo ricevete come nuovo, ma alle spalle qualche secolo, qualche millennio di storia. E quindi se cominciamo a vedere come funziona, saremo anche più in grado di entrare in quel mondo
di capirlo e di utilizzarlo. Detto questo, ecco, non ci sono chiavi facili per avviare la lettura, lo sappiamo. Arturo, io ti ringrazio tantissimo. Ci sono ancora alcune domande, ma purtroppo abbiamo fatto veramente tardi. Ci sono molti complimenti di ex studenti. Ah, mi fa piacere. Non te li leggo, te li mandiamo. Ma perché vuol dire che... Sono le domande difficili, però insomma, ce ne sono. E quindi ringraziamo che è stato finora. Salutameli, li saluto anzi io. E allora, senti, io ti ringrazio tanto e ci auguriamo che appunto di avere suscitato la voglia di guardare, di mettere il naso dentro Literary Journeys, perché veramente, insomma, un pozzo di buone cose. Ti ringrazio ancora tanto e saluto tutti. Grazie a tutti voi, buona serata a tutti. Arrivederci, grazie.